Nel 1992 spopola la telenovela Gloria sola contro il mondo. Protagonisti Giancarlo Sesimancas come Eduardo Bustamante, Kathy Fulop come Gloria e Rosalinda Serfati nel ruolo della cattivissima Cristina Palacios. Giancarlo e Rosalinda fecero un tour promozionale che li portò in diversi paesi, tra cui la Spagna. Madrid li accolse con molto affetto e calore. Giancarlo era già un attore affermato, considerato il rubacuori numero uno dell'America Latina, e le sue telenovelas riscuotevano un grande successo in tutto il mondo. Rosalinda era la sua seconda telenovela, dopo aver debuttato a fianco di Simancas in La Revancia. Simancas e la Serfati posarono per un servizio fotografico nel parco zoologico della capitale spagnola e fu necessario fermare diverse volte l'intervista per le ammiratrici che chiedevano autografi. Gloria sola contro il mondo, titolo originale Mundo de Fieras, fu scritta da Ligia Lezama per Venevisión. La prima delle 239 puntate andò in onda in Venezuela il 6 marzo del 1991.